Tassisti in presidio quest'oggi in tutta Italia, a Napoli, davanti ai cancelli della prefettura, presidio della sigla sindacale Orsa, USB, Unica CGL, Unir Taxi, UTI e SILT. Al centro della protesta la riforma del settore, il no secco della categoria all'ingresso nel mercato delle multinazionali con app via cellulare. Se entro il 22 marzo non ci sarà l'incontro chiesto dal ministro dei trasporti per definire la vertenza, sarà indetto lo sciopero nazionale. Ai nostri microfoni un sindacalista ci spiega qual è la situazione. I problemi che ci toccano oggi vanno dall'abusivismo ai noleggi alle multinazionali, perché praticamente negli anni passati abbiamo lottato contro una liberalizzazione. Oggi più che liberalizzazione si tratta di una vera e propria deregulation, stanno proprio smantellando pezzo per pezzo il servizio pubblico. Io lavoro con il Comune di Napoli, con un numero del Comune di Napoli, quindi secondo me il problema dovrebbe stare a monte, perché a me chi mi dovrebbe garantire spazio, velocità commerciale e strutture tecnologiche dovrebbe essere il Comune di Napoli. Invece sia il Comune che lo Stato a noi ci abbandonano e ci lasciano in pasta a questi multinazionali che ci stanno divorando, nel senso che questi qua vengono qua, ci vendono un lavoro che già è nostro, la torta quella è, non è che loro sono venuti e hanno detto vabbè, ma io mo ti porto un'altra fetta di mercato e ci poteva pure stare, ma nemmeno, perché cioè, non è prevista dalla legge, quello è il problema.